Io ti propongo. Oh, Rino Gaetano è un cantautore giovanissimo della nuova leva. Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che va ad aggiungersi a questa nuova playlist dedicata agli show, ai programmi televisivi, musicali chiaramente. E visto che la scorsa settimana vi avevo parlato della storia di Disco Ring che poi in realtà nasceva dalle ceneri di un altro programma televisivo che proprio voi mi avete nominato, che si chiamava Adesso Musica. Non ci sono tantissime notizie da raccontarvi, ma c'è semmai qualcosa da dire su una persona che questo programma lo presentava, assolutamente sì. Quindi oggi ritorneremo indietro nel tempo e parleremo di un programma televisivo che anticipava Disco Ring e che in qualche modo abbiamo anche un po' dimenticato, ma io sono qui per ricordarlo, va bene? Allora, se vi piace l'argomento dei programmi televisivi, musicali, di show musicali, della televisione, storici, varietà, c'è una playlist che parla proprio di questo nel mio canale, andate a vedere, all'interno piano piano ci saranno poi tanti vlog dedicati a questo argomento. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi auguro chiaramente la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Buonasera, Adesso Musica numero 10, il nostro settimanale di attualità musicale e discografico. Donatella Rettore ci ha ricordato il suo primo successo, Maria Sole. Casa, lavoro, avremo poi. All'autore del testo, ad Adriano Celentano per Yupidu. Adriano, prima di tutto, che cosa vuol dire Yupidu? Adesso Musica è stato un programma televisivo italiano incentrato sulla musica, che poi è andato in onda sul programma nazionale, cioè la RAI, di venerdì in seconda serata. Questo è accaduto dal 17 marzo del 72 al 3 settembre del 76. Il programma, il titolo completo del programma era Adesso Musica Classica Leggera e Pop, era condotto da Vanna Brosio e Nino Fuscanni con la regia di Piero Turchetti e Luigi Costantini. Gli autori erano Adriano Mazzoletti e Giorgio Calabrese. Durante una delle puntate fece una delle sue prime apparizioni televisive Giuni Russo, che si chiamava all'epoca Giuni Russo, come appunto dopo, solo che però il nome era scritto diversamente, appunto invece di usare la G usava la J. Allora, per promuovere una canzone che si intitolava Carol, uno dei brani di punta del suo primo LP che era Love is Woman, un disco che è uscito nel 75. Sempre nel 75 anche il gruppo De Mattia Bazar fece una delle sue prime apparizioni televisive in questo programma, e lo fece per promuovere il singolo di debutto che è famosissimo, cioè Stasera che sera. Canzone che sarà lanciata da questo programma e sarà il primo lancio di Mattia Bazar sul mercato discografico italiano. Vanna Brosio. E lui dico agli amici qualche anno di meno. Di Nino Fuscanni, che è il presentatore di questa trasmissione musicale, vi ho già parlato, fra l'altro, raccontando la storia del Festival di Castrocaro, come ricorderete. Però Vanna Brosio non ne ho mai parlato, a dire la verità, e mi pare giusto, diciamo, dare uno spazio alla storia di questa artista, che appunto si chiamava in realtà Giovanna Brosio, lei era di Torino. Era nata nel 43 e poi è morta nel 2010. Non faceva solo la cantante, ma anche la conduttrice televisiva e anche l'attrice italiana. Figlia di un noto antiquario torinese, si appassiona alla musica sin da ragazzina, frequenta il liceo artistico e aiuta nel tempo libero il padre nella sua attività. Il negozio di famiglia
si trovava in Via Verdi di fronte alla sede della Rai, pensa un po', da cui, avendola notata per la bella presenza, perché era molto bella, la Vanna Brosio, arriva la proposta di partecipare come comparsa e figurante a programmi realizzati alla Rai. Da questo primo contatto col mondo dello spettacolo incomincia per la Vanna Brosio la carriera di fotomodella, che la porterà spesso a lavorare a Milano, dove partecipa anche come attrice ad alcuni fotoromanzi e a spot pubblicitari. La sua passione però è la musica, assolutamente. Dotata di una voce esile, gradevolissima, incomincia a esibirsi nella sua città. Durante l'estate del 63 si esibirà anche alla Bussola di Viareggio. Qui viene notata da Bruno Martino, che le procura un provino presso la Voce del Padrone, un'etichetta che storica, che la mette sotto contratto, e nel 64 la fa esordire con il suo primo 45 giri, che si chiama Come mio padre, una canzone scritta da Mogol e Pino Massara, a cui poi seguirà un secondo disco che si intitola E ora te ne vai, che fu scritto per lei da Giorgio e Paolo Conte. Domenica, gioca la domenica. A montagna lo sa, una ragione diversa mi dà. Nel 1965 Mai Buongiorno la convoca come valletta per il suo programma La Fiera dei Sogni. Questo impegno televisivo rallenta la sua attività di cantante. Nelle cronache rosa appaiono anche numerosi articoli riguardo a un suo flirt con il presentatore stesso. Nello stesso anno esordisce come attrice in un film che è Viale della Canzone, una pellicola diretta da Tullio Piacentini. È tra i cantanti scelti da Giorgio Gaber per le 6 puntate del programma televisivo di Rai 2, Le Nostre Serate. Pensate quante cose stava già facendo all'inizio. Torna a incidere poi nel 67 con un'etichetta che diciamo era legata al clan Celentano, due brani con le parole scritte da Alberto Testa e le musiche di Gianni Boncompagni, cioè Con la faccia all'ingiù e Un po' di malinconia. Questi due brani fanno parte della colonna sonora di un film che era Cupido 7. In questo periodo le riviste di gossip si occupano nuovamente di lei, perché sembra che abbia poi una storia d'amore anche con Renzo Arbore. Nel 68 passa alla Miura, per cui pubblica Non sei bello ma sei simpatico, prodotto da Alberto Testa con arrangiamenti in stile anni 30 e liriche scritte dallo stesso Testa. Per la Variety nel 69 inciderà Il primo giorno di primavera, che però ottiene molto più successo nella versione dei Dick Dick. L'anno successivo è la volta di Le Mele Verdi, che sarebbe una cover di Little Green Apples di Bobby Russell. Passa poi alla Rare, etichetta francese di proprietà della Barclay, con cui pubblicherà altri due dischi. E non sai che ti desidero. Negli anni 70 si dedica anche all'attività di presentatrice televisiva, affianca Raffaele Pisu nel varietà Come quando fuori piove, ottiene popolarità conducendo insieme a Nino Fuscanni il programma di cui parliamo oggi, che è appunto Adesso Musica, e lo farà dal 72 al 76. Non abbandona comunque l'attività di cantante, incide ancora altri dischi. Il 75 è l'anno della collaborazione con Enzo Iannacci, per esempio, che scrive per lei due canzoni, Una vita difficile e Una lettera. Nei primi anni 80 conduce in radio Canzoni per tutti, che era un programma di intrattenimento musicale che prima di allora non comprendeva un commento in voce ai brani presentati. Di questo periodo è anche un singolo cantato in coppia con Augusto Martelli, che era Colpa di un disco, e nell'83 condurrà anche la prima edizione di Napoli Prima e Dopo, mentre per la stagione 84-85 viene scelta da Aldo Biscardi come valletta per Il processo del lunedì in onda su Rai 3. Vanna Brosio, devo dire, ha cominciato come cantante, ma adesso è diventata la signora del calcio italiano. Non sei solo una delle signore, non sono l'unica.
Il suo impegno con lo sport proseguirà per tutti gli anni Ottanta, nella trasmissione Domenica Gol e durante i mondiali di calcio, con programmi tipo Processo ai Mondiali del 94. A metà degli anni 90 condurrà anche rubriche sportive quotidiane come Sport Sera, della testata giornalistica sportiva della Rai. Nel 98 la Giallo Records pubblica un CD antologico, 4 canzoni di quando cantava per la Variety, fra cui La nostra storia finisce qui, che è un inedito del 69 che fu scritto per lei da Claudio Daiano e che verrà praticamente riproposto in questa compilation dedicato appunto a lei. Vanna Brosio muore nel giugno del 2010 a Torino dopo una lunga malattia. Il suo funerale verrà poi celebrato il 21 giugno nella chiesa di San Francesco, piccolo centro del torinese, dove a partire dalla metà degli anni 90 la Vanna Brosio si era ritirata in vita privata nella casa dell'anziana madre. Lo hanno detto i critici, gli esperti. Ah beh, se l'hanno detto i critici, non si chiamerebbero critici se non parlassero male di qualcuno. Ed oggi abbiamo riscoperto, ritrovato un vecchissimo programma televisivo della televisione che si va a inserire in questa nuova playlist dedicata proprio a questo, che si chiama Adesso Musica e che proprio voi avete nominato quando appunto ha pubblicato Risco Ring nei commenti, e io ho scoperto l'esistenza di questa trasmissione televisiva solo grazie ai vostri commenti, perché io in realtà non ricordavo questo programma, un programma musicale condotto da Vanna Brosio e Nino Fuscanni che appunto fu in Rai ininterrottamente tra il 72 e il 76. Questo è appunto il programma di cui abbiamo parlato oggi. Grazie anche per il consiglio, e per avermi appunto messo questa pulce nell'orecchio, si dice? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, chiaramente, mi fa tantissimo piacere. Io vi aspetto alla prossima volta con un altro vlog. Ciao Dale!